Allora, io sto in piedi, non ce la faccio a stare seduto. Buongiorno a tutti. Allora, prima di tutto devo ringraziare la professoressa Pancaldi e la professoressa Baraldi per avermi invitato, per aver deciso di affidare a me questo seminario. Colgo l'occasione per ringraziare anche il preside della scuola, il professor Grillo, e il professor Papa Pietro, che cura le riprese, diciamo. Sì, perché siamo anche ripresi in questo momento. E allora, prima di tutto una comunicazione di servizio. C'è qualcuno che ha un caricabatterie per iPhone? Il primo che me lo porta avrà l'attestato firmato con dedica. C'è qualcuno che ce l'ha? Perfetto, la professoressa avrà l'attestato con dedica. Vabbè, quindi. Allora, voi pensate che al Ministero siamo tutti seri, lì, burocrati, siamo tutti così, siamo tutti goliardi in fondo. E quindi, come mi ha già presentato la professoressa Pancaldi, io sono un docente, sono un collega, spesso vi chiamerò colleghi, collega di matematica, con dottorato di ricerca, poi per il dottorato di ricerca in matematica applicata, poi vari postdoc su biomatematica, eccetera. Per i casi della vita mi sono trovato a lavorare al Ministero nel settore disabilità, DSA, bisogni educativi speciali. L'intersezione tra la mia preparazione e il mio ufficio è la discalculia, in effetti. E in effetti mi sono un po' ultimamente specializzato su temi inerenti alla didattica inclusiva della matematica. Ah sì, ecco. Non capivo perché mi chiedeva il telefono. Scusate. Quindi, diciamo, io sono un professore e mi occupo soprattutto, diciamo, al Ministero rispondo alle telefonate, rispondo alle mail, oltre all'attività di ufficio. Quindi tutti quelli che mi scrivono, e sono decine al giorno, prima o poi hanno una risposta, tutti. Quindi famiglie, professori, dirigenti, tutti. È un lavoraccio, ma secondo me è importante. Quindi anche voi alla fine avrete il mio telefono, il mio, chiaramente, d'ufficio, e i miei contatti. Potete scrivermi quando volete, anzi mi fate piacere se mi scrivete. Va bene? Allora, la prima cosa che vorrei dire è che questa non è una lezione magistrale, questo è un seminario. Le interruzioni sono ben accette. Io vorrei che voi in classe faceste lo stesso con i vostri alunni. Le lezioni dovrebbero essere dei seminari. L'alunno dovrebbe essere libero di fare domande, cosa che non succede spesso nelle classi italiane. Quindi mi raccomando, più mi interrompete più sono contento. Se interrompete con domande, insomma, non troppo particolari, ma con un minimo di generalità che possono interessare anche gli altri. E penso che ho detto tutto, quindi vabbè, parleremo di legge 170. La legge 170 non c'è da parlarne tanto, non sono neanche tante pagine, diciamo sono 7-8 pagine. Quelle, ha ormai 8 anni questa legge, però pare che in Italia non tutti la conoscano. I TAR ci massacrano, il MIUR è in un lago di sangue per le cause perse al TAR, con anche a volte danni esistenziali da pagare alle famiglie. Allora, questo deve un po' finire, questa cosa, anche perché, colleghi, non voglio dire, ma ci sono delle recenti sentenze della Corte dei Conti che si sono rifatte per danno erariale a carico di professori che evidentemente non conoscono le cose con cui stanno lavorando. Un minimo la normativa va conosciuta. Ma ci torneremo più avanti. Allora, iniziamo ufficialmente. Sì. Allora, le classi, come voi sapete, sono sempre più complesse, no?
ci sono alunni con una molteplicità di bisogni, ci sono alunni con disabilità, 2,9% ogni anno aumentano. Questo fa dell'Italia il paese che è la punta di diamante nel mondo per l'inclusione scolastica, non dimenticatelo mai, perché quando vi parlano di Finlandia, la Finlandia ha le scuole speciali, quindi facciamola un po' finita di essere sterofili. Quando vi dicono l'Inghilterra, gli anglosassoni, in Inghilterra gli alunni con DSA li mettono in classi separate, tutte classi di alunni solo con dislessia, e lì sono tantissimi, perché l'inglese è una lingua opaca, non si legge come si scrive. Non solo, in queste classi di dislessici ci mettono anche gli alunni che hanno bisogno di un rinforzo, sono vere e proprie classi differenziali, da noi abolite da 30 anni. Quindi non mi si parli di estero, perché in tutta Europa ci sono scuole speciali, addirittura in Inghilterra ci sono le classi di livello, tutti i plus dotati da una parte, tutti quelli normali, tutti quelli un po' scarsini, tutti in classi dove sono tutti uguali. Allora grazie, è più facile, no? Fare didattica in queste classi. No, in Italia il legislatore crede che si cresce meglio tutti insieme, quindi alunni con DSA, alunni stranieri, alunni con disabilità, perché insieme si cresce meglio, si cresce tutti insieme, si impara competenze di cittadinanza. Ci sono anche molti docenti di sostegno qui, allora i docenti di sostegno ogni anno aumentano, è una curva sempre crescente, quindi chi dice che gli docenti di sostegno diminuiscono mente, proprio mente, non si può dire altro. I docenti di sostegno ogni anno aumentano, siamo arrivati al 16,3%. Andiamo agli studenti con DSA, disturbi specifici di apprendimento. Si dice studenti con DSA, non studenti DSA. DSA non è un aggettivo, eh? Non è come dire studenti bravi, studenti medi. DSA vuol dire è il disturbo. Nonostante questo io sento professori che dicono: io in classe ho 3 DVA, 4 DSA e 2 BES. Non è così, i ragazzi non sono acronimi, eh? Deve dire con DSA semmai. Mai identificare il ragazzo col disturbo. Poi DVA è pazzesco, è un codice fiscale. Vabbè, sicuramente nessuno di voi lo fa, però succede questo purtroppo in tutte le cose che sento. Va bene, quindi l'ultima statistica del MIUR, che ho fatto uscire credo maggio di quest'anno, relativa all'anno 2016-2017, parla in effetti di 200, da un numero maggiore di studenti con DSA, ma tiene conto anche di quelli rilevati alla scuola dell'infanzia, che hanno dei segnali precursori, ma che non hanno un disturbo dell'apprendimento specifico conclamato. Quindi, depurandolo di quelli dell'infanzia che non dovrebbero esserci, si arriva a un 3,6%. La precedente rilevazione parlava di un 2,1%, era molto sottostimato, perché noi sappiamo dalla letteratura scientifica che le persone con disturbi specifici di apprendimento dovrebbero essere sul 4-5%, 2,1 era proprio fuori dal mondo, 3,6 è già diciamo più realistico. Va detto che ci sono grosse differenze geografiche, al nord, al sud, e forse anche per servizi sanitari meno efficienti, a volte si arriva a percentuali 0, insomma, o 1, in Puglia, in Calabria. A nord invece si arriva anche a 6-7%, ci sono delle province in cui stranamente ci sono altissime percentuali. Quindi la situazione è questa, c'è troppo silenzio, scusate, vabbè, mi spavento quando c'è troppo silenzio. Allora, diciamo, l'impianto legislativo per quanto riguarda i disturbi specifici di apprendimento grosso modo è completato. In seguito alla Consensus Conference, a seguito a un grosso dibattito anche portato avanti da AID, l'Associazione Italiana di Dislessia, nel 2010
è stata promulgata la legge 170, legge sui disturbi specifici dell'apprendimento. In effetti riguarda 4 disturbi specifici di apprendimento: la dislessia, la discalculia, disortografia e disgrafia. La dislessia è, come credo sappiate, un disturbo che coinvolge la lettura, la decodifica, grafema, fonema. La discalculia è un disturbo che coinvolge l'abilità del calcolo, le abilità numeriche. Disortografia e disgrafia sono disturbi che coinvolgono la scrittura. La disortografia, la scrittura, la correttezza della scrittura, scorrettezza ortografica. Disgrafia, la scrittura tout court, diciamo. Va bene? Per questi 4 disturbi vale la legge 170. In cui, qual è il cuore della legge sostanzialmente? È che a ogni alunno con uno di questi disturbi o tutti e 4 è riconosciuto il diritto di avere un piano didattico personalizzato, e più avanti vedremo che cosa deve contenere. Sostanzialmente è questo. Colleghi, il PDP non nasce con la legge 170. Il PDP è uno strumento che era stato introdotto in effetti molto prima, poi ve lo faccio vedere l'articolo, il DPR 275 del 99, il regolamento dell'autonomia, già parlava di percorsi didattici individualizzati che ogni scuola può decidere, quindi è qualcosa che esisteva già da prima. Poi un anno dopo esce il decreto ministeriale attuativo, il 5669, anche questo è molto agile, poche pagine, più corposo ma manco tanto, sono le linee guida allegate al DM 5669. Le linee guida sono qualcosa di molto interessante, perché non è normativa in senso stretto, sono suggerimenti su come fare didattica, e sono scritte da scienziati dell'apprendimento: Cesare Cornoldi, Giacomo Stella, Daniela Lucangeli. Sarebbe bene che tutti le avessero lette e le rileggessero ogni tanto, perché poi a non leggerle i TAR arrivano e ci mazzolano, e non è cosa bella, no? Non è cosa bella soprattutto per i ragazzi, prima che per i TAR. Va bene? Posso sapere quanti di voi l'hanno lette le linee guida? Ah, devo dire, a Bologna abbiamo raggiunto il massimo finora di tutte le bravi, parecchi, però molti non l'hanno lette. Beh, gli altri spero che stasera, tornando a casa, le scaricano, no? Tanto stanno in rete e se iniziano a leggersele. Importante anche l'accordo in conferenza Stato-Regioni sulla certificazione. Anche qui, questo è molto breve, sono poche pagine, sono 5 pagine, però è molto importante per alcune cose che magari vorreste leggervi, però ve le dico magari. Per esempio, si dice, la Vulgata dice che le certificazioni dopo 3 anni scadono, no? Giusto? Non è vero. L'accordo dice, le certificazioni non si possono rifare prima di 3 anni, che è cosa diversa, no? Significa che se ho una certificazione di DSA non la posso rifare, non la posso chiedere all'ASL prima che siano passati 3 anni, è cosa diversa. Poi nell'accordo Stato-Regione si dice che la certificazione, la diagnosi funzionale, il funzionamento dell'alunno in generale va rifatta al cambio di ciclo, quindi tra primo e secondo ciclo. Ci sono scuole che ancora dicono no, finita la scuola primaria devi rifarla perché vai in secondaria di primo grado. Non è vero. Se io ho fatto la certificazione in terza primaria, questa mi vale fino alla terza media sostanzialmente, fino alla fine del ciclo. Poi di norma la dovrei rifare, ma di norma si parla i disturbi specifici di apprendimento sono dei particolari disturbi evolutivi. Che vuol dire che sono disturbi evolutivi? Che cambiano. Mentre il ragazzo cresce, anche il suo cervello cresce, il disturbo si evolve, cambia,
Quindi è bene comunque controllare come funziona, è bene rifarla la certificazione dopo un po' di anni, ma non prima di 3 anni. Va anche rifatta perché, come vedremo, gli alunni con DSA hanno diritto a speciali facilitazioni, diciamo, anche durante i test d'ingresso alle facoltà, però molte università chiedono certificazioni non più vecchie di 3 anni, quindi è bene farla, insomma, tenendo presente anche questo, va bene? Bene rifarla per controllare. Il fatto che il disturbo evolutivo, e poi mi taccio e vado avanti, implica anche altre cose. Succede a volte che i ragazzi presentano una certificazione in secondo superiore, no? Secondo liceo, certificazione di DSA. Allora il docente gli dice: ma scusa, questo è un disturbo che dovreste, la dislessia, che dovrebbe essere evidente fin dalla fine della seconda elementare. Perché tu mi lo porti adesso? Allora è finto. Colleghi, il disturbo non è dicotomico, non è come essere incinta, o lo sei o non lo sei. Il disturbo ha varie sfaccettature, ha una varia intensità, no? E quindi può essere più o meno marcato. Se non è molto marcato, l'alunno, quando il carico cognitivo non è troppo alto, compensa, riesce ad andare avanti. Finché arriva a un certo punto il carico cognitivo è troppo elevato e l'alunno non ce la fa più, e allora esce il disturbo. Quindi può essere che fino ad allora ha compensato, non è che non c'era, c'era, ma non era sufficiente per creare difficoltà, ok? Quindi la certificazione che arriva in ritardo non è una invenzione. Anche perché, colleghi, io vorrei capire quanti genitori vorrebbero avere un figlio con un disturbo dell'apprendimento. È meglio averlo senza, no? Quindi dire ai genitori: ti sei fatta fare la certificazione che è fasulla, come purtroppo accade, è terribile, non deve succedere. Va bene? Quindi adesso non mi viene in mente altro, semmai mi chiedete. E poi c'è il decreto interministeriale per le linee guida per la individuazione precoce. Questo è molto importante. C'è qui qualcuno della scuola dell'infanzia? Nessuno? Scuola primaria? Benissimo, bravo. Allora, anche in prima classe, la primaria, in teoria non si può rilevare come disturbo, però si possono rilevare i segni. Per esempio, il disturbo del linguaggio è unanimemente ritenuto un precursore dei disturbi specifici dell'apprendimento, e ce ne sono molti altri, io ve li potete leggere nelle linee guida, con anche attività che si possono fare per lavorare, perché quando gli alunni sono piccoli, quando sono ancora, non sono ancora, diciamo, veri adolescenti, il cervello, che è l'organo più plastico che abbiamo, si può lavorare molto sulla plasticità cerebrale e quindi anche limitare in qualche modo il disturbo. Allora, qual è la definizione che dà l'OMS di disturbo specifico di apprendimento? Qual è la definizione? Fatemela ricordare, dice: disturbo, espressione di disturbo a origine genetica, espressione di disfunzione cerebrale. Quindi è una disfunzione cerebrale. Questo tra l'altro fa capire perché un genitore non è estremamente contento che il figlio abbia una disfunzione cerebrale. Però la disfunzione è proprio questo, cioè un funzionamento diverso dalla tipicità. Si vede con le risonanze magnetiche, soprattutto ultimamente, che durante compiti cognitivi gli alunni con dislessia o DSA in generale attivano parti del cervello diverse da quelle degli alunni, diciamo, neurotipici. Quindi è un funzionamento diverso, non nella norma. E quindi per esempio ci mette di più a leggere. Per questo, tra l'altro,
secondo me è anche origine di questo pensiero un po' laterale che a volte hanno gli alunni con dislessia, a volte riescono a vedere le cose in maniera un po' diversa, no? Perché hanno un diverso funzionamento in effetti, va bene? Quindi, perché dicevo questo? Perché quando gli alunni sono piccoli si può lavorare molto su di loro, sulla loro plasticità cerebrale, e quindi si possono fare le attività che limitano in qualche modo il disturbo, va bene? Quali sono queste attività? Credo ci saranno dei relatori molto più autorevoli di me per dirvele, insomma. Facciamo una piccola deviazione sui cosiddetti BES. I bisogni educativi speciali intanto che cosa sono? La direttiva 27 dicembre 2012 emanata dal ministro Profumo, ormai quanti ministri fa sono? Ormai almeno 4 ministri fa, insomma, in pochi anni. E cosa dice? Dice che i bisogni educativi speciali sono le disabilità, i disturbi specifici di apprendimento e poi tutti gli altri, ovvero i disturbi evolutivi, il funzionamento intellettivo limite, la ADHD, ok? E poi i cosiddetti, li chiamano BES del terzo tipo in generale nelle scuole, come fossero un manuale diagnostico, cioè lo svantaggio socio-economico-culturale. Sarebbe bene che i docenti si riappropriassero del loro ruolo, no? Il ruolo pedagogico, andando al di là delle etichette. Perché una volta mi ricordo una persona di ID, non dirò chi, mi disse: ma non è ora di fare una legge sugli ADHD? Non è possibile fare una legge per ogni categoria diagnostica. La legge, la direttiva 27 dicembre 2012, cosa dice? Dice che è possibile anche in altri casi che non siano i DSA fare un piano didattico personalizzato, e fa degli esempi: la ADHD, appunto, il funzionamento intellettivo limite, lo svantaggio, ma non è una lista esaustiva. Nella nota del 22 novembre si dice proprio, si spiega che il consiglio di classe ha il diritto e anche il dovere di attivare un piano didattico personalizzato anche senza nessuna certificazione, se lo ritiene opportuno. Voglio dire, di fronte a una certificazione che non sia di DSA, quindi per esempio di ADHD o di FIL o di qualcos'altro, il consiglio di classe non è obbligato a fare un PDP, lo fa se lo ritiene necessario. Però se non lo fa deve verbalizzarne il motivo, e ogni volta che si scrive qualcosa quella cosa resta e può essere, si può ricorrere contro quella cosa, quindi bisogna stare molto attenti. Chiaramente fare un piano didattico personalizzato non è solo riempire un modulo, che a volte è visto anche come una scocciatura, implica varie cose, implica una differenziazione nella classe. Noi sappiamo che per gli adolescenti essere differenti uno rispetto all'altro a volte è pesante. Ci sono alunni che non vogliono che si sappia. Quindi, e poi non è sempre necessario fare un PDP. Se il consiglio, per esempio, se arriva una certificazione di ADHD, che vuol dire ADHD? Vuol dire deficit dell'attenzione e iperattività. Ormai spuntano come funghi queste certificazioni. Allora, e la famiglia chiede che sia fatto per il suo figlio un piano didattico personalizzato. Allora, si può fare se lo riteniamo opportuno, perché noi dobbiamo sempre pensare che il fine ultimo della scuola è il successo formativo, non è il funzionamento della scuola, il nostro stipendio, quello forse, no, il fine ultimo è il successo formativo della scuola, è l'istruzione, quindi qualsiasi cosa noi facciamo deve essere quello il fine. Se è necessario lo facciamo, ma se pensiamo che
questo alunno, è vero, è un po' agitato, è vero, però noi ogni tanto lo facciamo alzare, lo facciamo un po' sgambettare, gli diamo qualcosa da tenere in mano, gli facciamo fare degli esercizi magari più facili. Se noi già facciamo una personalizzazione che gli consente di avere il successo formativo, non serve fargli un PDP. Il PDP va fatto quando serve. Se serve invece proprio fare un piano didattico personalizzato che incida per esempio sulla valutazione, è importante farlo quando lui ha dei compiti in classe differenti, più ridotti o ha più tempo. In quei casi sia opportuno metterlo nero su bianco, va bene? Però no, non è sempre così, quindi è il consiglio di classe che, o il team docenti, che qui siete la maggioranza, che deve decidere se è opportuno fare in questi casi di BES non certificati, quindi non DSA, un piano didattico personalizzato, va bene? Io ho un alunno straniero, che quindi bilingue, quindi parla in casa una lingua e in classe un'altra, ce ne sono tantissime adesso ormai in Italia. Allora lei dice, durante le verifiche scritte io faccio dei piccoli adattamenti per lui, quindi segno delle parole chiave, faccio piccole cose, senza, quindi faccio una personalizzazione un po' per lui senza che questo compaia in un PDP, diciamo. Lo si fa. Allora io dice, faccio bene? Secondo me sì, perché diciamo non è la personalizzazione in questo caso, non è solo piccola. Se invece ci si trova di fronte a un trattamento veramente diverso, quindi dando compiti per casa di meno, verifiche ridotte, quindi allora forse è opportuno fare un PDP, perché se viene un genitore di un compagno che dice ma perché lui ha queste facilitazioni e mio figlio no, se non abbiamo fatto un PDP non possiamo fare nulla, anzi non è neanche legale che a lui facciamo fare compiti ridotti rispetto al resto della classe, va bene? Soprattutto deve entrare in gioco la valutazione. Se la valutazione è un po', segue un binario un po' molto diverso dal resto della classe, una riduzione del 30% delle verifiche per esempio, allora sia opportuno fare un PDP, ok? Se no, diciamo, la personalizzazione, colleghi, è legge 53-2003, riforma Moratti, possiamo pensarne quello che vogliamo, però introduce la personalizzazione degli apprendimenti. Quindi la lezione magistrale non è solo sconsigliata, è anche illegale, non segue la normativa, perché noi non dobbiamo fare lezione e poi chi mi segue tanto... sono affari loro. No, non sono affari loro, sono anche affari nostri, come mi dirò anche più avanti, va bene? Cioè se tutta la classe va male, sono sicuramente dei gran lazzaroni che non studiano, però la colpa è anche nostra, perché non li abbiamo interessati, perché non li abbiamo messi dentro al... non li abbiamo fatti entrare nel circuito formativo. Invece il nostro lavoro è questo, far interessare i ragazzi. Detto per inciso, qual è il primo strumento compensativo da usare con tutti i ragazzi? È la relazione, colleghi, la relazione. Giacomo Stella parla di gancio empatico. Se io al muro ho un gancio, posso appendere il cappotto. Se io ho un gancio empatico con i ragazzi, appendo l'apprendimento al gancio. Se non c'è un gancio empatico, se il professore è il cosiddetto, io lo chiamo professore frigorifero, quando c'è il professore frigorifero che fa la lezione magistrale, l'apprendimento scivola via, non si blocca da nessuna parte, non ha dove fermarsi, entra da un orecchio e esce dall'altro. Se c'è invece un gancio empatico, se entrate un po' sorridendo e guardandoli negli occhi, sicuramente gli resta molto di più. Ma non ve lo dice dell'acqua adesso perché vuole fare il piacione, lo dicono ricerche scientifiche. Hanno fatto in America una prova, io lo dico sempre questo, lì fanno prove su tutto, no, in America, perché devono pubblicare sostanzialmente, perché sennò le università non hanno finanziamenti, quindi pubblicano un sacco, però lavorano bene. Hanno preso due classi di controllo,
circa omogenee come età, come preparazione e come provenienza sociale. A una hanno fatto fare matematica per 6 mesi con un professore serissimo che entrava, non rideva mai, punizioni su punizioni, faceva lezione tutti zitti. A un'altra hanno fatto fare 6 mesi con un professore che entrava tutto ridendo, tipo Robin Williams, giocava, insomma, li faceva lavorare tra di loro. Dopo 6 mesi l'hanno fatto i test, noi dovevamo fare i test invalsi, no? Che ci piacciono tanto, e nessuno ride, e chiaramente dopo 6 mesi la classe aveva fatto lezioni in modo più giocoso, aveva nettamente migliori apprendimenti, ma di molto, e questo ci dice molto. Insegnare in modo frigorifero è terribile, eh? È terribile. Tra l'altro i ragazzi stanno 5 ore a scuola, anche 7 ore, per favore, va bene? Allora, vediamo un po' che dice questa legge, perché tutti ne parlano ma nessuno la conosce. L'articolo 1 si riconosce riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. Quindi vabbè, la presente legge riconosce questi 4 disturbi specifici di apprendimento. La cosa importante è che i DSA sono disturbi specifici di apprendimento, quindi sono presenti con un adeguato livello cognitivo. Se in presenza di ritardo cognitivo, per esempio, non ha senso parlare di DSA, c'è un ritardo cognitivo, ma anche in presenza di funzionamento intellettivo limite non avrebbe molto senso parlare di DSA, perché il disturbo specifico di apprendimento deve essere riconosciuto in alunni con capacità cognitive nella norma, quindi quoziente intellettivo totale 100, che è la media, più o meno una deviazione standard, quindi tra 85 e 115. La finestra, diciamo, borderline tra 70, che è la disabilità, e 85, che è il minimo, sono i cosiddetti borderline cognitivi, i FIL, funzionamento intellettivo limite. Ma per questi il problema è il livello cognitivo basso, non sono i DSA. C'è anche chi dice, vabbè, ma anche per loro si può fare in un certo modo una diagnosi di DSA stiracchiando un po' la norma, però diciamo le certificazioni vanno anche lette oltre che acquisite dalla scuola, eh? Una cosa che non ho detto, le certificazioni secondo l'accordo Stato-Regioni devono contenere sufficienti dati per capire il funzionamento del ragazzo. Non è infrequente che arrivano a scuola delle certificazioni fatte di 2 pagine, la prima è l'anagrafica, la seconda dice l'alunno è dislessico, quindi codice F81.2 o 1.1, non ricordo, e quindi si consegna gli strumenti compensativi. Fine. Questa non è a norma. La certificazione deve contenere analisi del livello cognitivo, contesti usati, punteggi grezzi, deviazioni standard e commenti. Poi analisi delle differenti abilità, quindi lettura, scrittura, calcolo, ognuno con i test usati, punteggi grezzi, deviazioni standard e commenti. Una certificazione discreta, meno di 5-6 pagine, non le fa. Poi i commenti finali. Quindi, quando arrivano a scuola delle certificazioni fatte di 2 pagine, comunque va acquisita, perché viene dall'ambito clinico, quindi comunque va acquisita. Però bisogna anche scrivere alla ASL che l'ha fatta e dire ma che avete fatto, questa non è conforme, non contiene niente, è come una fotografia sfocata, che ci faccio? Non mi dice nulla dell'alunno, ok? Quindi allora, perché dicevo questo, sì, ecco perché infatti nella certificazione di DSA deve comparire l'analisi del profilo cognitivo, che mi deve dire che è nella norma, ok? Quindi tra 85 e 115. Quindi sostanzialmente gli alunni con DSA hanno intelligenza uguale o superiore alla norma,
diverso modo di apprendere, l'ho detto prima, si spiega anche dal punto di vista neurologico, questo diverso modo, un diverso funzionamento proprio del cervello. Allora, come cosa si dice? Si dice, la normativa si dice, per gli alunni con DSA gli obiettivi di apprendimento restano gli stessi, non è che si fa gli obiettivi minimi, restano gli stessi, si curva la metodologia, si curva la metodologia per venire incontro allo stile di apprendimento. Allora voi potreste chiedere, ma vabbè professore, lei sta qui e ci fa tante chiacchiere, come la facciamo in classe? C'ho 30 alunni di fronte, come curvo la metodologia? Io dico, beh, grazie alla domanda, adesso rispondo. Non è che si fanno 30 lezioni diverse, si fa lezione usando tutti i canali a mia disposizione. Quindi spiego le equazioni, io parlo di matematica, spiego le equazioni di secondo grado, mentre parlo scrivo alla lavagna, intanto mentre parlo guardo tutti negli occhi e cerco di sorridere, prima cosa. Se qualcuno alza la mano che facendo una domanda, non gli dico sta zitto che sto spiegando, ma gliela rispiego, anche se è una domanda stupida. Glielo dico, devo far sentire tutti a loro agio, soprattutto quando dico, spiego cose nuove. Poi mentre spiego scrivo, anche se non è una cosa che richiede la scrittura, faccio una mappa concettuale di quello che sto spiegando, faccio i passi che sto facendo, dopodiché li faccio lavorare tra di loro, dico avete capito? Sì, non avete capito nulla? Lavorate, gli do da fare un esercizio, quindi uso il linguaggio del corpo, perché mentre parlo sorrido e cerco di tirarli dentro al discorso, gli faccio fare l'azione laboratoriale, perché gli faccio alzare la mano, domande e risposte. Gli faccio fare peer, insomma la lezione tra pari, va bene, perché li faccio lavorare tra di loro. Faccio le mappe concettuali, quindi uso il sistema iconico, uso tutti i mezzi, usando tutti i canali uno andrà bene, insomma, no? E questo è il discorso di curvare la metodologia e non fare la lezioncina magistrale stile università, che poi quello è un altro discorso. Io ho fatto un articolo anche su quello, che si può fare in modo diverso. Va bene? Nessun intervento? Vabbè, spero che me li farete dopo le domande. Articolo 2, finalità, qui si apre proprio il mondo. Allora, la legge ha le seguenti finalità: garantire il diritto all'istruzione, questo dovremmo garantirlo un po' a tutti, il diritto all'istruzione. 2, favorire il successo scolastico, il successo formativo, anche attraverso misure didattiche di supporto. Promuovere lo sviluppo delle potenzialità. Ridurre i disagi relazionali ed emozionali. Colleghi, il ragazzo con DSA che ha problemi a leggere la lavagna, che ha problemi a leggere le consegne, ha problemi anche nelle relazioni con i pari. Tante volte ci sono problemi relazionali e vanno un po' supportati. Per esempio, spesso questi ragazzi hanno il timore che la classe sappia che loro hanno un disturbo specifico di apprendimento, perché non vogliono essere diversi, sono adolescenti, vogliono essere tutti uguali. È opportuno che l'insegnante, che è l'adulto, parli con la classe, gli faccia vedere un fistelle sulla terra, insomma, l'adulto deve entrare in gioco, entrare in battaglia e farsi valere, va bene? E fare sentire in qualche modo questo ragazzo non più solo. E spesso, a volte capita che questi ragazzi hanno dei tutor pomeridiani, no? Che li seguono. È cosa buona e giusta, secondo me, che questi tutor vengano a scuola e poi raccontino alla classe le difficoltà del loro compagno. Quando ho saputo di questi episodi, in generale, dopo che il tutor racconta, si finiscono tutti i ragazzi che piangono e vanno ad abbracciare questo ragazzo che è dislessico. Perché i ragazzi sono molto più maturi di come noi crediamo, in effetti. Basta parlargli, bisogna parlargli. Quindi
ridurre i disagi, adottare forme di verifica e di valutazione adeguate. Qua si apre un mondo proprio. Che vuol dire forme di valutazione adeguate? Che vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo mettere in gioco la nostra professionalità, perché noi colleghi siamo professionisti dell'istruzione, diciamolo anche ai genitori che a volte arrivano e si parla che sanno tutto, di no, un attimo, lei è un genitore, io sono un professionista, allora il problema c'è il nostro ruolo e cerchiamo di adottare forme di verifica e di valutazione opportune, va bene? Poi più avanti vedremo, vi darò anche degli esempi. Preparare gli insegnanti, adesso ci stiamo preparando, insomma, prepararsi anche con, tra l'altro colleghi, la formazione è diventata permanente e obbligatoria, lo dice la buona scuola, la legge 107, quindi com'è giusto, è giusto che continuiamo a formarci, anche perché, e mi rivolgo soprattutto alle mie colleghe, è provato scientificamente che studiare mantiene giovani. Quindi voglio dire, continuiamo a studiare, ok? Incrementare la comunicazione e la collaborazione, ognuno nei rispettivi ruoli comunque. Dobbiamo, non possiamo mettere in dubbio una certificazione clinica, sono ambiti separati. La certificazione ce la fanno i clinici, noi non possiamo dire vabbè ma questa è finta, ma che stiamo scherzando? Non possiamo. Però dobbiamo collaborare certamente, assicurare uguale opportunità di sviluppo delle capacità, questo come? Appunto curvando le metodologie e quindi permettendo ad ogni alunno di imparare nel modo che a lui è più congeniale, stimolando soprattutto la curiosità degli alunni. Articolo 3, la diagnosi, vabbè questo abbiamo già un po' parlato, la diagnosi per i DSA. La legge dice che deve essere fatta dal Servizio Sanitario Nazionale, poi anche dagli istituti di ricerca, quindi tipo Bambin Gesù a Roma o non so, il Medea, altri, e da quelli dei servizi convenzionati. Qui a Bologna c'è il centro del dottor Stella, mi pare che può rilasciare diagnosi che funzionano. Tutti gli psicologi privati? Mi sembra esagerato. La convalida, ok. Vabbè, bene, bene. Ok. Allora, e poi soprattutto, guardate, il punto 3 è importante, soprattutto per la scuola primaria, che qui ho visto ci sono molti docenti. Quando si nota che un bambino ha molta difficoltà, troppa rispetto agli altri, a leggere o a scrivere, o anche in matematica, la prima cosa che si fa un potenziamento, cioè si vede negli ultimi 5 minuti di lezione, che tanto nessuno fa niente, si va da lui e si cerca di vedere meglio, no? Potenziamento 1-1. Se neanche quello funziona, si comunica alle famiglie. Guardate, vostro figlio potrebbe avere un DSA. Potrebbe avere un DSA, non potrebbe essere un DSA, questo è terribile, non dite mai questo. E quindi potrebbe avere un DSA e quindi le famiglie devono andare a diagnosi, potrebbe avere un DSA, quindi le famiglie possono andare a intraprendere il percorso diagnostico. Questo è importante perché quanto prima si fa una diagnosi, una certificazione di DSA, e meglio funziona tutto, anche per l'alunno. Ci sono dei casi, per esempio c'è un ragazzo che adesso insegna, è un ragazzo dislessico, è tuttora dislessico, si chiama Filippo Barbera, sta anche su Facebook, faceva anche un blog, e lui non capiva perché non riusciva a leggere quando era piccolo. Quando è arrivata la diagnosi, perché finalmente una maestra ha detto forse qui c'è un problema, fatelo vedere, per lui è stata una liberazione perché ha capito. Non è obbligatorio lo screening, però quando si vede, appunto come ho detto, che un alunno ha delle difficoltà solo nel leggere per esempio, ma non ha altre difficoltà, confonde la P con la Q, la B con la D, quindi dei errori classici, allora è opportuno segnalarlo alle famiglie, però facendo prima un po' di potenziamento, se no si rischia di creare falsi positivi.
va bene? Quindi è anche, quindi sei i protocolli regionali, andiamo avanti. Formazione, dunque nel 2010-2011 il MIUR ha finanziato i master nelle università, poi i soldi sono finiti come al solito, quindi ha assicurato un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche. È vero che i soldi sono finiti e i master costano un botto di 1.000 euro, però insomma se una persona vuole formarsi può formarsi anche in modo gratuito. Se va in rete ci sono dei portali, c'è cioè il portale EduOpen, scritto proprio eduopen.org, che sono un consorzio di 12 università italiane, eduopen.org mi pare, se no sarà un punto qualcos'altro, con corsi online, non ci si iscrive con una mail e ti arriva la password, corsi online in monografici molto interessanti su tutte le tematiche, tra cui anche i DSA. Anche c'era un corso sulla valutazione che ho fatto, l'ho fatto quasi tutto, ma non c'avevo il tempo, poi non l'ho finito, ma corsi interi fatti da professori universitari, quindi molto interessante. Voglio dire, online si trova di tutto. L'anno scorso è finito il progetto DID, l'Associazione Italiana di Dislessia e Scuola Dislessia Amica, no? Non so se voi l'avete fatto qui. C'era anche un contributo mio, tra l'altro, per chi l'ha fatto, sulla valutazione. Quindi voglio dire, anche quello era gratuito. Ci sono le occasioni di formazione, ci sono, basta volersi formare, basta voler restare giovani, insomma. No? No, veramente. Allora, misure educative di supporto e didattiche di supporto sono cose molto generali comunque di questa legge, articoli di questa legge. Quindi gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, di flessibilità didattica. Questa parola è il jolly, flessibilità. Uno che vuole fare l'insegnante al giorno d'oggi deve essere flessibile. Senza flessibilità non va da nessuna parte, soprattutto i suoi studenti hanno grandissime difficoltà. Bisogna essere flessibili perché il mondo non è più così lineare, quindi anche noi dobbiamo essere flessibili. Per esempio, i telefonini in classe, ci sono scuole che li proibiscono totalmente, in Francia è passata anche una legge. Però se ci pensate, avere un device con sé, tra l'altro c'è un progetto che si chiama BYOD, BYOD, Bring Your Own Device, se usato in modo opportuno, se insegniamo ai ragazzi a usarlo bene, ogni ragazzo ha un computer in rete, possiamo farci cose enormi se usato bene. Quindi flessibilità significa anche dire, vabbè, allora adesso facciamo una ricerca, vi collegate, cercate questa cosa, ma chiaramente con flessibilità. Ecco, cioè, i telefonini non vanno usati in classe mentre uno spiega, ma bisogna essere flessibili e saperli fare usare. Dobbiamo essere noi che diciamo come usarli. Va bene? Quindi flessibilità didattica. Nel corso dei cicli di istruzione e formazione negli studi universitari. Che vuol dire studi universitari? Perché diciamo, a scuola c'è il PDP, no? All'università non c'è il PDP, quindi di che parliamo? È un altro discorso all'università. All'università si possono avere le facilitazioni negli esami di accesso, no? Dei corsi a numero chiuso, e poi durante gli esami sostanzialmente bisogna contrattare con i professori cosa è possibile fare. Non c'è un piano didattico personalizzato. Quindi diciamo la legge 170 tocca solo molto lateralmente le università, va bene? Anche perché l'università è qualcosa di che va dopo, che è dopo l'istruzione. Quindi diciamo gli studenti con DSA e le istituzioni scolastiche cosa garantiscono? L'uso di una didattica individualizzata e personalizzata. In che senso? In quello che vi ho detto prima, non che ognuno faccia una lezione separata, che però ognuno presto attenzione. Un modo di personalizzare anche questo,
Voi sapete tutti che quando fate lezione, gli ultimi 10 minuti della vostra ora, 5-10 minuti, non si riesce a fare quasi nulla, no? Sono tutti lì con l'orologio. Allora, quegli ultimi 10 minuti si può fare molto invece. Si può, per esempio, fargli fare i compiti. Cioè, questa è una cosa che ho imparato sul campo. Quando insegnavo all'alberghiero di Roma, un alberghiero a Pregavalle, quindi fuori quasi di frontiera, i compiti non li faceva quasi nessuno, matematica, all'alberghiero. Allora io una volta gli ho detto: vabbè, adesso gli ultimi 10 minuti, che tanto non facevano nulla, fate compiti. Allora loro all'inizio sono rimasti un po' disorientati, poi hanno iniziato a farli. Gli facevano sia quelli bravi sia quelli meno bravi e interagivano tra di loro, e in quei 10 minuti imparavano di più che in tutti i 50 minuti precedenti. Quindi io potevo girare tre banchi, personalizzare, mettere a posto le cose, insomma è stata una svolta, e l'ho scoperta così per caso. Non dico che dovete fare così, ma ci sono le occasioni per personalizzare. Ognuno, ogni classe è differente, ogni alunno è differente, figuriamoci le classi, sono tutte diverse, però una volta che uno la conosce trova un po' la sua strada, no? Per entrare nelle teste e nei cuori dei ragazzi. Una volta entrate bisogna lavorare trovando anche dei modi alternativi, come quello che avevo trovato io, ok? Strumenti compensativi, bisogna invogliare i ragazzi a usarli, perché sennò li fate sentire diversi. Per esempio, i ragazzi alle scuola primaria, ragazzi disgrafici o disortografici, hanno un grande giovamento dall'uso del computer in classe. Questo permette a loro di liberare risorse cognitive, che sennò sarebbero tutte concentrate sul tratto grafico, sull'ortografia, e possono liberarle per scrivere pensieri magari interessanti, per scrivere cose migliori. Quindi usare il computer in classe per loro è un grosso stigma, perché solo loro, sembra che sono i ragazzi disabili, i ragazzi diversi, vanno incoraggiati, l'insegnante deve incoraggiarlo all'uso dello strumento, va bene? E le misure dispensative, va bene? Per esempio, i ragazzi dislessici, ma non ve lo devo dire io, non gli va fatto leggere ad alta voce, va bene? Questo è l'ABC, insomma, poi lo vediamo più avanti. Per esempio, un'altra cosa, adesso ve lo dico, adesso sono un po' mi dimentico, quando i ragazzi con dislessia che hanno nel PDP riduzione dei compiti per casa, allora, non so, dico, allora alla classe fate questi 10 esercizi, i due dislessici ne fanno 7. No, non è così, dovete dirlo voi i 7 che devono fare, perché dovete fare una riduzione in quantità ma non in qualità. Quindi non ci vuole molto a dire a loro quali devono fare, così come per i compiti in classe, ma questo vedremo più avanti. Poi dice la legge: per le lingue straniere è autorizzato l'uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione, prevedendo anche la possibilità dell'esonero in casi estremi. Scusate, ma prima... Sì. Allora, l'esonero, come vediamo più avanti anche, per la scuola secondaria di primo grado è possibile essere esonerati dalle lingue straniere e conseguire contemporaneamente il diploma di scuola media, no? Di esame di primo ciclo, perché dall'anno scorso il decreto legislativo 62 ha previsto questa possibilità di conseguire il diploma anche con l'esonero dalle lingue straniere. Lo vedremo più avanti. Questo per il primo ciclo, non per il secondo. Va bene? Quindi vabbè, adeguate forme di valutazione. Allora, dice il professore, avete sentito la domanda del professore? La ripetiamo. Il professore dice: in sede di esame di Stato del secondo ciclo, quindi maturità, hanno problemi a darle sia gli strumenti compensativi che le misure dispensative. Compensativi passano, misure dispensative no. Allora, intanto diciamo una cosa, mi ha elencato il professore anche il tempo in più come misura dispensativa.
Il tempo in più è uno strumento compensativo. Quindi questo è dato che questa cosa non si capiva, alla fine, credo l'anno scorso, se mi ricordo bene, prima degli esami, si è fatta una riunione di dirigenti tecnici al MIUR per capire se il tempo aggiuntivo è uno strumento compensativo o una misura dispensativa. Questo era importante perché andava a influire sull'esame dei BES, degli alunni senza DSA, ma con altri bisogni educativi. Allora si è deciso, come è normale, che il tempo in più è uno strumento compensativo, perché tu dai più tempo, compensi con tempo in più. Perché in effetti c'era una parte delle linee guida in cui sembrava che fosse una misura dispensativa, ma invece era uno strumento compensativo. Va bene, quindi questo deve essere chiaro per tutti, anche per le commissioni. Altre misure dispensative in sede di esame di Stato del secondo ciclo, ce n'è una, che è la dispensa dall'inglese scritto, però vedremo dopo come si fa questa dispensa. Altre misure dispensative non ci sono. La riduzione dei testi d'esame non è possibile in sede di esame di Stato, mentre durante l'anno, per evidenti ragioni di orario, è possibile ridurre il numero degli item, delle verifiche scritte, o equivalentemente dare più tempo, ma più tempo in genere non si dà, perché allora dopo c'è un'altra materia. In sede di esame di Stato non è possibile ridurre le verifiche che arrivano dal Ministero, ma solo dare più tempo, ok? Quindi la riduzione delle verifiche non si può fare in sede di esame. Quindi adeguate forme di verifica e di valutazione, anche quanto per concerne gli esami di Stato, vedete, è di ammissione all'università, nonché gli esami universitari. Però non si capisce come, cioè è molto vaga questa cosa. Chiaramente, sostanzialmente, gli alunni con DSA hanno diritto, però poi devono parlarne con i professori direttamente. Ci sono anche delle università che hanno un servizio centrale che si occupa di coordinare un po' gli interventi in questa cosa, però la chiave di tutto è il PDP, che all'università non c'è. Questo è il discorso, va bene? Dice la professoressa all'Invalsi, in cui c'è la prova di italiano, che è importante leggere prima di rispondere. I ragazzi con DSA non vengono svantaggiati? No, professoressa, perché è possibile avere il brano in italiano in formato MP3, oppure disporre di un lettore umano. Quindi diciamo la lettura, i ragazzi con dislessia hanno uno strumento compensativo per quanto riguarda la lettura del testo. Va bene? Delle prove Invalsi si può dire quello che si vuole, però sicuramente sono prove che valutano le competenze più che le conoscenze, e inoltre danno anche uno storico, che non è male avere delle competenze negli anni. Va bene, allora andiamo avanti. Quindi diciamo, riassumendo, tutti gli alunni hanno diritto alla personalizzazione degli apprendimenti, questa è la legge 53 del 2003, e anche è il buon senso che lo dice, in base ai propri bisogni, per avere il successo formativo, che è la nostra stella polare, colleghi. La stella polare è il successo formativo degli alunni, non è il programma che va finito entro l'anno, è il successo formativo. Però gli alunni con DSA hanno diritto a una cosa in più, che questi interventi siano esplicitamente definiti e messi nero su bianco, soprattutto per quanto riguarda la valutazione. La valutazione deve essere esplicitata come è fatta. Le personalizzazioni, la riduzione di cosa, quando, eccetera. Altra cosa terribile che succede, io purtroppo ne vengo a conoscenza stando al MIUR e ricevendo le telefonate, è che alcuni professori dicono: vabbè, tu allora sei dislessico, hai un DSA, quindi fai 7 esercizi invece che 10, però più di 8 non ti metto. È allucinante, però succede, è allucinante, ma succede. Ma questo è talmente stupido come cosa, che io non capisco come può una persona laureata che fa un errore del genere. Quasi mi imbarazza. Quindi quando poi io chiamo i presidi, gli dico: ma scusi presidi, ma che diavolo state facendo?
mi imbarazzo io per lui. Non è possibile. Va bene? Quindi, dunque, a chiarimento dell'articolo 5,2 che esplicitava gli interventi, no? E il DM 569, per esempio, dice che le istituzioni scolastiche, per quanto riguarda le lingue straniere, valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio esprime le proprie competenze. Quindi, allora, nelle lingue straniere, i ragazzi con DSA, con dislessia, hanno grossi problemi nelle prove scritte, perché per loro già hanno un problema di carattere, di traduzione grafema-fonema. Per una lingua opaca come l'inglese il problema è doppio, triplo. Quindi per loro è possibile la dispensa dalle prove scritte e una prova equipollente orale. Però non sempre è così, colleghi. A volte capita che ci sono degli alunni con DSA che preferiscono fare la prova scritta piuttosto che orale, perché dicono che l'orale li mette in ansia, quindi preferiscono averlo scritto che sono più tranquilli. Allora, l'articolo 5,2 del DM 569 non dice c'è la dispensa dallo scritto e basta. Dobbiamo privilegiare la modalità attraverso cui il discente meglio esprime le competenze. Può essere scritto orale, va bene? Deve essere una... Dobbiamo tagliare la disciplina sul docente, sul discente, vedere come funziona lui, metterlo a suo agio, va bene? La professoressa chiede, nelle certificazioni cliniche il tempo in più compare tra le misure dispensative, si dice dispensare l'alunno dai tempi standard. Allora, intanto c'è da dire, i clinici sono appunto clinici e fanno spesso copia e incolla, no? Il certificato, la certificazione riporta delle indicazioni, non delle prescrizioni, indicazioni che il consiglio di classe può accettare in toto o può discostarsene con parere motivato, perché sono indicazioni, va bene? Quindi il fatto che compaia tra le misure dispensative non mi va né caldo né freddo, insomma, sono clinici, insomma, no? Ok? Va bene. E comunque, ecco, non è che spesso i genitori arrivano dicendo no, la certificazione mi dice tutte queste, perché non ci sono tutte? Voi dovete dire abbiamo preso queste qui che non le abbiamo messe, abbiamo scritto sul verbale del consiglio di classe che ha fatto il piano didattico personalizzato perché non le riteniamo opportune. Attenzione colleghi, che i TAR sono in agguato, quindi se non le prendiamo deve essere una cosa ben motivata, insomma. Se noi abbiamo delle indicazioni nella diagnosi che poi non seguiamo, siamo perseguibili? Allora, ripeto, sono indicazioni, non prescrizioni. Cioè, il medico prescrive la medicina, il trattamento, non prescrive il metodo didattico, indica. Se il consiglio di classe ritiene che di non accettare quella indicazione, deve motivarlo. Va motivato, certo, l'ho detto, va motivato, e un po' motivato il consiglio di classe, motivandolo, prende le sue responsabilità, indubbiamente. Il professore ha detto giustamente che il clinico vede il ragazzo mentre fa i test, quindi quelle ore, quel pomeriggio, quei due pomeriggi. Gli insegnanti lo vedono per mesi prima di fare il PDP, quindi c'è anche un diverso approccio, no? al ragazzo, a come apprende. Poi colleghi, pensare che il PDP non è scritto con lo scalpello nel granito e poi resta lì appeso tutto l'anno, anzi tutti e cinque gli anni. Il PDP è uno strumento flessibile. In normativa sono previste addirittura riunioni mensili o bimestrali per il suo aggiornamento. Quindi è uno strumento flessibile, se si vede che alcune cose non funzionano, si cambiano senza tante storie. Un'altra cosa, allora, succede che questi PDP vengono consegnati alla famiglia che deve firmarli nel giro di pochi minuti. La cosa migliore è fargli avere la bozza di PDP, perché a volte le famiglie non hanno proprio
non sono preparate, non sono adeguatamente colte o preparate sul tema e devono far vedere la bozza a chi segue i figli. Non ci vedo nulla di male che la scuola mandi la bozza. Ci sono scuole che dicono no, da qua non esce nulla se non è firmato e protocollato. Beh, il metodo c'è, allora si firma, si protocolla, poi si fa accesso agli atti, la famiglia richiede il PDP, lo porta al terapista, il terapista dice no, questo non va, quindi si deve fare un'altra riunione per cambiarlo, passano mesi, intanto il ragazzo che fa? Allora, visto che la stella polare è il successo formativo, la collaborazione ci deve essere a tutto campo, quindi diamogliela questa bozza. Se l'alunno ha un DSA, quindi è coperto dalla legge 170, non è possibile levare pezzi di prova alla prova ministeriale. Altro discorso per l'alunno con disabilità cognitiva, che fa una programmazione per obiettivi minimi. Non c'entra niente con questo, però ne parliamo. Che cos'è la programmazione per obiettivi minimi, colleghi? È una programmazione sfrondata, diciamo, delle cose non essenziali. Sarebbe bene che questa programmazione fosse fatta all'inizio dell'anno e consegnata alla famiglia, che quindi sa su cosa deve preparare il figlio. Quello che è importante è che gli alunni con il collegio 104, con un ritardo cognitivo, quindi in questo caso per esempio lieve, che quindi segue una programmazione per obiettivi minimi, in sede di esame di Stato hanno diritto a prove equipollenti, cioè hanno diritto a che la commissione elabori una prova di esame e luce fu per loro. È cosa di cui non hanno diritto gli alunni con DSA, quindi va bene, quindi questa è una cosa, è un discrimine molto importante. Per esempio gli alunni con funzionamento intellettivo limite, anche per loro è possibile fare durante l'anno un po' una cosa per obiettivi minimi, però in sede di esame di Stato no, hanno la prova come tutti, hanno il tempo in più magari, ma hanno la prova come tutti, ok? Articolo 6,5 sempre del DM 5669 che dice, dice niente, quando vogliamo dispensare dalle sole prestazioni scritte, va bene, non è che lo decide il consiglio di classe, devono esserci tre condizioni. Intanto la certificazione deve attestare la gravità del disturbo e ci deve essere motivata richiesta di dispensa dalle prove scritte. Anche la richiesta di dispensa deve essere anche presentata dalla famiglia o dall'allievo se è maggiorenne. Infine ci deve essere l'approvazione di questa richiesta da parte del consiglio di classe. Va bene? Diciamo, finché non era entrato in vigore il decreto legislativo 62, attuativo della buona scuola, era possibile solo chiedere la dispensa per l'esame di Stato del secondo ciclo. Anche del primo ciclo. Ora è possibile chiedere l'esonero per il primo ciclo, però anche in quel caso deve essere tutto questi tre passi, cioè la richiesta di esonero deve essere contenuta nella certificazione e poi anche passi 2 e 3. In caso di dispensa chiaramente sarà valutato solo nelle prove orali, in sede di esame di Stato avrà una prova orale sostitutiva. Quindi per esempio l'anno scorso, fino all'anno scorso, se nella terza prova c'erano domande di lingua straniera, gli alunni con DSA potevano fare quelle domande oralmente, se avevano la dispensa. Ok? Ecco, articolo 6,6, in caso di particolare gravità del disturbo, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, si può essere esonerati. Ok? Seguire un percorso didattico differenziato. Questo percorso didattico differenziato per il primo ciclo porta comunque al conseguimento del diploma, per il secondo ciclo no, porta al conseguimento di un attestato. Va bene? Questo va chiarito molto bene.
si verificano le prime due condizioni, ma la terza no, cioè il consiglio di classe rifiuta la dispensa e poi l'esame non va bene. La scuola non si espone a un ricorso? Sì, si espone al ricorso, è la risposta. Quindi sarebbe bene che se c'è una richiesta, d'altronde la dispensa dalla prova scritta, voglio dire, poi lo fa l'orale, non è un problema, no? Invece ho chiesto e non è possibile il contrario, cioè in sede d'esame se un alunno all'orale non ce la fa, può fare solo scritto invece che orale? Non è possibile, tante così le cose, non è prevista questa cosa. Ok, quindi l'esonero riguarda l'insegnamento, vabbè, questo penso sia chiaro per tutti, l'esonero riguarda l'insegnamento della lingua nel suo complesso, cioè durante le materie di lingua straniera l'alunno fa un'altra materia, come se fosse la religione. La dispensa è solo le prestazioni in forma scritta. Se un ragazzo ha avuto l'esonero dalla lingua straniera, come fa poi a andare nella secondaria? Però attenzione, uno può avere l'esonero per la seconda lingua straniera, per esempio, e comunque fare la prima, oppure può avere l'esonero per tutte e due e poi al fine del primo ciclo fare che ne so, dei corsi della regione, per esempio. Non è detto che voglia proprio fare la scuola secondaria, ci sono varie opzioni. Bene, allora questa è un'ottima domanda. La professoressa chiede: latino e greco sono considerate lingue straniere? Risposta: no, sono lingue antiche, non sono più considerate lingue straniere. La nota che le considerava lingue straniere è stata esplicitamente abrogata, credo dal DM 5669. Sono considerate lingue antiche, non straniere. Ok. Però per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue antiche per alunni con DSA, sono previste e ci sono varie modalità per farle. C'è un libro della dottoressa Iovino, credo che ha scritto con la professoressa Cardinaletti di Ca' Foscari, che tratta proprio questo, l'insegnamento delle lingue antiche agli alunni con DSA. No, allora misure dispensative per gli alunni con discalculia non ci sono. Allora lei chiama misura dispensativa la riduzione delle verifiche scritte, quella non è una misura dispensativa, perché la normativa dice hanno diritto a tempi aggiuntivi o equivalentemente riduzione delle prove scritte a parità di tempo, quindi non è una misura dispensativa, è una misura equivalentemente che dare più tempo, io riduco la verifica, non è che lo dispenso. In sede d'esame io gli do più tempo invece che ridurla. In caso di alunni stranieri, quindi alunni con bisogni educativi speciali non certificati, svantaggio socio-economico, culturale, per alunni stranieri è possibile la dispensa dalla seconda lingua o da tutte e due? Da tutte e due non è possibile. Dalla seconda lingua comunitaria è possibile la dispensa ed è scritto nel DM 741. Adesso non l'ho portato qui con me, ma cioè proprio poi magari se mi scrive all'indirizzo che faccio vedere alla fine le mando la normativa. Il fatto che sì, gli alunni le indagini diagnostiche vengono testate non credo sia scandaloso. Testato non c'è, attività didattica hanno anche più tempo. Ora gli strumenti, allora cosa succede? In sede di esame di recupero del debito, diciamo, il buon senso dice che l'alunno deve poter usare gli stessi strumenti che ha usato durante l'anno, quindi c'è un PDP funzionante. Aspetti, dico in sede, se c'è un PDP già funzionante, diciamo dall'anno prima, quello che succede per gli alunni con DSA che hanno un PDP, in sede di esame di Stato utilizzano gli stessi strumenti usati durante l'anno. Questo è pacifico, anche se su questo c'è un voto normativo, non c'è scritto da nessuna parte. Gli studenti che vengono certificati d'estate non hanno un PDP. Quindi a priori, allora, gli si può dare per esempio tempo in più o gli si può una particolare attenzione, ma non hanno sicuramente il diritto di avere delle mappe concettuali o altri strumenti, perché non hanno avuto un piano didattico personalizzato durante l'anno,
quindi non c'è nulla, cioè chi decide quali strumenti possono usare? Però allora in questo caso dice una discriminazione, però dal punto di vista normativo non c'è, voglio dire, se non c'è un PDP da seguire in sede di esame del debito, a cosa ci si appiglia? Allora, esatto, bisogna usare molto il buon senso, sapendo che comunque nulla sarebbe dovuto. Il docente più attento dice vabbè, posso visionare le mappe, però che senso ha vedere le mappe su tutto l'anno scolastico? Cioè, in effetti sono pochi comunque questi casi, perché no, le mappe le fa, allora, la mappa concettuale la deve fare l'alunno mentre studia. Allora, vi ho fatto una lista di strumenti compensativi, allora, anche qui la lista non è esaustiva, non è questi e basta. Quindi gli strumenti compensativi sono strumenti che si danno in più, cose che si danno in più per aiutare l'alunno a compensare il disturbo. Quindi può essere, se la difficoltà è difficoltà nel recupero rapido, nell'automazione delle informazioni dalla memoria a lungo termine, lo strumento può essere la tabella dell'alfabeto, dei vari caratteri, la linea dei numeri, la tavola pitagorica, tabelle della memoria di ogni tipo, cose da ricordarsi a memoria. In questo modo l'alunno potrà concentrare le sue energie cognitive, diciamo, sullo svolgimento del compito, non su fatti che per altri sono automatici. E quindi sarà possibile anche incrementare la consapevolezza e l'uso strategico delle informazioni, senza perdere troppe risorse nel fare cose che per altri sono automatiche. Va bene? Quindi anche tabella delle misure, delle formule, delle regole, calcolatrice. Colleghi, io all'alberghiero, ai miei alunni, dicevo, durante le verifiche potete usare tutto, libri, appunti, enciclopedia Treccani, quello che volete, basta che non comunicate tra di voi. Allora i peggiori hanno detto, vai, vai, ce l'abbiamo fatta, invece non è vero, perché chi non apriva libro stava tutte e due le ore a sfogliare il libro, ma poi prendeva tre, quattro, chi sapeva già le cose non lo sfogliava perché perdeva tempo, chi era un po' incerto magari andava a riguardarsi la formuletta, ma meno male. Noi vogliamo che gli alunni abbiano competenze, sappiano applicare le cose, non che le sappiano a memoria. Io dico sempre, ma la formula di Prostaferesi, collega, ma chi se la ricorda? Che c'entra? Io me la devo ricavare ogni volta, ma noi dobbiamo saperla utilizzare la formula, non saperla a memoria. Poi in questa epoca di computer, di device, di smartphone, ma che dobbiamo saper utilizzare le cose, avere le competenze. Va bene? La registrazione delle spiegazioni, come vi farò vedere anche più avanti, la registrazione, è uscito un libercolo del garante della privacy, in cui dice che le registrazioni delle lezioni per uso personale è consentita, non agli alunni con DSA, a tutti. Se voglio registrarmi le lezioni perché voglio sbobinarmela a casa, lo posso fare se è per uso personale. Tra l'altro io lo facevo, in quinto liceo portavo filosofia alla maturità, mi registravo le lezioni a casa, me le sbobinavo. Quindi voglio dire, anzi dovrebbe essere un attimo, dovrebbe essere un, il fatto che mi registrano vuol dire che tengono in conto molto quello che dico. Dice la professoressa, chiede, deve chiedere l'autorizzazione al docente o può farlo direttamente? Il garante è molto chiaro, l'autorizzazione, la registrazione è consentita, però tuttavia è bene che un minimo di negoziazione ci sia, quindi è bene chiedere un attimo al docente, perché magari il docente dice vabbè, ti faccio registrare quando spiego. Beh, però quello che il docente non può fare è dire no, c'è la privacy. Quale privacy? Non c'è nessuna privacy, la registrazione è consentita, va bene? Tra l'altro gli alunni con DSA
non riescono a prendere appunti. Per loro è l'unico modo di seguire quello che si fa in classe. Quindi, poi io voglio dire, anche io ho insegnato, anche all'università. Quando mi mettevano il registratorino sulla cattedra, per me era motivo di orgoglio. Non capisco perché questa cosa che dobbiamo nascondere. Va bene, quindi, se, quindi l'alunno può essere quindi più attento alla spiegazione e può soprattutto riascoltarsi, no? Riascoltare a casa. Altri no, sono tornato indietro. Ecco. Altro strumento è il computer con programmi di videoscrittura, ne ho parlato anche prima, no? Gli alunni con disgrafia o disortografia o anche dislessia, sarebbe bene che quando la dislessia è molto severa, per esempio, fossero proprio invogliati a usare il computer in classe. Dipende tutto dalla certificazione, in effetti. Se c'è un disegno di disortografia, noi se lei per, diciamo, per legge è tenuta a non contare gli errori di ortografia nei compiti scritti, allora tanto vale fargli usare il correttore ortografico, no? Ripetiamo, in che misura nella valutazione, se l'alunno appunto ha una disortografia, in che misura nella valutazione non tengo conto degli errori ortografici? Dipende, insomma, non è che non c'è una ricetta. Voi, professore, voi volete sempre delle ricette, cosa fare, cosa A, cosa da A segue B. Non è così facile. Cioè, noi abbiamo a che fare con ragazzi tutti diversi tra di loro, dipende un po' dal caso che abbiamo di fronte, va bene? E in che misura il ragazzo discalculico io lo posso dispensare dal fare errori? È chiaro, errori di concetto no, gli errori di distrazione o di conto sì, non li tengo in conto. Ma non è solo fare le tabelline o il 27x13, non è solo quello, errore di conto può anche avere sconfuso un meno con un più, oppure un 6 vederlo come un 3, perché magari ho problemi visospaziali. È chiaro, non c'è una ricetta, questo che voglio dirvi, non c'è una ricetta, ogni alunno è un caso a sé. E le famose associazioni sono molto combattive, quindi in caso di una ragazza con discalculia, il professore di matematica chiedeva che almeno sapesse ordinare i numeri sulla retta. L'associazione diceva no, perché allora alcune competenze sono necessarie. Sapere ordinare i numeri sulla retta è una competenza necessaria, non è che si può prescindere da questo. Quindi le dice, ma l'associazione, insomma, l'associazione appunto è un'associazione, non è il ministero. Allora, quindi ai genitori bisogna anche rispondere un po', anche a volte a muso duro, insomma, non è che possono dettare loro le cose. Allora no, non rischiate, se voi fate le cose con coscienza e con professionalità non si rischia nulla. La professoressa sostanzialmente dice, se non applichiamo le cose scritte in diagnosi, se non diamo retta alle associazioni, rischiamo i ricorsi. Ma che vengano i ricorsi, se noi facciamo le cose in coscienza e secondo normativa, non dobbiamo avere paura di nulla, insomma. Dobbiamo fare le cose in coscienza, dobbiamo anche evitare di fare il sei politico per non avere ricorsi, anche questo è sbagliato. Dobbiamo cercare di lavorare bene e lasciare sempre traccia di tutto quello che facciamo. Ma questi sono solo degli esempi, va bene? Alle due mi sembra non l'abbiamo vista. Allora, questa è la 2, scusate. Quindi cartine geografiche. Allora, le famose mappe mentali concettuali, qui c'è molto da dire. Le mappe concettuali a volte sono dei bignamini, no? Sono tutte scritte. Allora, sarebbe bene che voi, colleghi, insegnaste a tutti i ragazzi a fare le mappe, perché le mappe sono utili. A me non le ha insegnate mai nessuno e mi sono trovato malissimo, sia per la scuola che per l'università. Cioè, fare una mappa di quello che si studia è utilissimo, perché ti fissa quello che stai facendo, sistematizza le nozioni. Quindi
dedicate, decidete chi nel consiglio di classe o nel team docenti insegna a fare le mappe e dedicate una giornata a fare le mappe a tutti. Una volta che gli avete insegnato a fare le mappe, non porteranno mai delle mappe sbagliate, perché gli avete insegnato voi a farle. E quindi sarebbe opportuno che tutti le facessero, tra l'altro, però le possono portare agli alle verifiche solo gli alunni che ce l'hanno scritto nel PDP, da cui la necessità di fare a volte PDP, perché solo loro la possono portare. Ok? Va bene, cassette registrate o CD audio dei libri di testo, anche qui se servono, se loro hanno problemi nella decodifica grafema-fonema, nel caso di dislessia, ok? Sintesi vocale, eccetera, testi scolastici in PDF aperto. Le mappe, in effetti, non c'è una sola regola, la mappa va costruita su misura dell'alunno, no? Quindi a volte. Per chi ha solo 1900, uno che ha in un nodo della mappa solo 1965, per lui basta. A un altro ha bisogno di aggiungere anche Stati Uniti. Ma questi sono diciamo, accomodamenti ragionevoli. E se invece di Stati Uniti 1965 c'è un paragrafo, è un altro discorso. E questa è la differenza. Quindi chiaramente flessibilità, elasticità, senza esagerare, questo è il discorso, anche perché se li abbiamo insegnato noi a fare Novak, io non sono un esperto di mappe, ma Novak dice che le mappe sono fatte da parole essenzialmente mute che sistematizzano il sapere, non è che non sono il sapere, quindi le nozioni, va bene? Quindi mappe mentali concettuali e cassette registrate, strumenti multimediali, sintesi vocali, eccetera. Computer con programmi, questo l'abbiamo già parlato. Dizionari computerizzati, per esempio, chi fa il latino? Io mi ricordo quando io facevo lo scientifico, passavo ore a cercare parole in nominativo di quelli della terza declinazione. Io non sono dislessico, quindi per i dislessici è un incubo. Quindi è bene che loro possano usare dizionari computerizzati anche in presenza di diagnosi, di certificazione di disgrafia, di disortografia. Io comunque non lo dispenso totalmente dallo scrivere, ma comunque lo faccio un po' scrivere, perché lo faccio comunque migliorare. Questa cosa è giustissima, è giustissima. Io la indicherò soprattutto per le diagnosi di discalculia. In Italia c'è una, diciamo, discalculici dovrebbero essere 2 su 1000 secondo la letteratura scientifica. In Italia sono 2 su 100. C'è qualcosa che non va. O pensiamo a cose complottiste tipo raggi cosmici, scie chimiche, epidemie di qualcosa che vanno molto di moda in questo periodo, no? Oppure pensiamo che c'è una sovradiagnosi. E quindi che fare con diciamo, molti falsi positivi dovuti secondo me a una carenza di potenziamento iniziale, quindi si manda a diagnosi alunni con delle grosse difficoltà, vengono diagnosticati discalculici e via, perché in effetti la sintomatologia è la stessa, però con un potenziamento iniziale secondo me si potrebbe fare molto. Quindi anche gli alunni con diagnosi bisogna comunque stimolarli sapendo che loro hanno un problema. Quindi anche i dislessici magari farli leggere, però quando lo vogliono loro. Se loro chiedono di professore vorrei leggere, no, tu sei dislessico quindi non devi leggere, questo no. O anche i ragazzi disortografici, provare a farli scrivere, magari non valutare la loro scrittura, poi gli errori ortografici, ma comunque stimolarli. Perché ricordiamoci sempre che in questa età si può lavorare tantissimo sulla plasticità cerebrale, si può fare molto, quindi comunque stimolarli. È giustissimo quello che fa la professoressa. Possiamo andare avanti? Va bene, questo è lo strumento compensativo. Misure dispensative, allora la lettura a voce alta, allora il ragazzo dislessico lo dispensiamo perché farebbe molti errori e disagio di fronte ai compagni.
pittura veloce sotto dettatura e copia dalla lavagna, anche qui risultato inadeguato, difficoltà nel leggere quello che si è scritto, ok? Quindi l'alternativa della lettura a voce alta potrebbe essere la lettura concordata, come ho detto prima, quando vuole legge. L'alternativa alla scrittura veloce sotto dettatura o dettatura lenta ripetuta, oppure utilizzo di fotocopie, oppure aggiungo registratore, registro. Allora, la dispensa dalla lettura autonoma delle consegne, dalle verifiche scritte, per esempio. Il ragazzo magari leggendo legge male il testo, non riesce a capirlo, quindi lo dispensiamo. E cosa si fa? Si introduce il cosiddetto lettore umano, quindi lettura ad alta voce da parte dell'insegnante per tutta la classe, così non si sente neanche in un certo modo discriminato. O lettura per il bambino con DSA da parte di un compagno o dell'insegnante stessa, cioè il vero lettore umano. Dispensa dall'uso del vocabolario cartaceo, l'abbiamo detto prima, no? Perché usare il vocabolario cartaceo per un ragazzo con dislessia che confonde le lettere è un incubo, è un vero incubo. Quindi facciamo usare quello digitale, drena risorse. Studio mnemonico, se non riesce a memorizzare delle cose utilizza appunto le tabelle della memoria, va bene? Quindi vedete, c'è un po' un'equivalenza tra strumenti compensativi e misure dispensative. Come dire, anche il tempo aggiuntivo, io lo vedo come strumento che io do il tempo aggiuntivo e dispenso dalla esecuzione in tempi standard, può essere visto in due modi. Vabbè, questo studio delle lingue straniere in forma scritta, abbiamo detto, abbiamo già parlato prima, la lingua straniera, per esempio l'inglese o anche il francese, sono lingue opache, c'è una, oltre alla differenza grafema-fonema, il grafema non si legge sempre nello stesso modo, quindi il grafema ha più fonemi di in corrispondenza, quindi sono lingue opache. E quindi lo studio delle lingue straniere in forma scritta, almeno nelle fasi iniziali, ne riduce l'apprendimento perché drena risorse cognitive che potrebbero essere usate in altro modo. Quindi l'alternativa è apprendere attraverso l'ascolto o utilizzare un PC con correttore per la scrittura, anche qui. Anche qui vedete, qui vista con misura dispensativa, il tempo di svolgimento e quantità di esercizi per le prove uguali per tutti. Ok, qui il tempo aggiuntivo è visto come una misura dispensativa, va bene? Quindi invece si dà tempi più lunghi, frazionamento del compito, semistrutturazione del compito, graduazione degli esercizi. Si dice verifiche scalari, prima gli esercizi più facili e poi via via più difficili. L'alunno li fa fino a che li sa fare e sa dov'è la soglia della sufficienza, va bene? Non tutti un po' difficili, verifiche scalari, questo sarebbe bene farlo per tutti in effetti. Allora, dispensa dall'utilizzo integrale dei testi adottati per la classe, va bene, quindi alternativa, possibilità di uso di testi adattati, non per contenuto ma per quantità di pagine, privilegiare la qualità rispetto alla quantità. Ok, allora, come sapete il PDP non esiste un unico modello nazionale, anche in ossequio all'autonomia didattica delle scuole, all'autonomia, ogni scuola può fare il suo format. Devo dire, ho visto format molto scarni, format pazzeschi in ICF, 30 pagine, difficili per me da leggere, quindi figuriamoci per uno genitore medio, insomma. Il MIUR sul sito del MIUR c'è un format di piano didattico personalizzato per scuola primaria, con le cose essenziali, e anche per la secondaria, quindi vedete, c'è, questo sta sul sito comunque, c'è l'anagrafica, il referente, diagnosi medico-specialista,
insomma, questo è più che altro una grafica. E poi ci sono le caratteristiche, lettura, scrittura, calcolo e altro, caratteristiche dedotte dalla diagnosi e elementi dedotti dall'osservazione in classe. Ricordo, secondo normativa il PDB va fatto entro i primi 3 mesi, quindi se la scuola comincia il 15 di settembre, ottobre, 15 dicembre, prima si fa meglio è. Se la certificazione arriva durante l'anno, si dice il PDP deve essere fatto il prima possibile. Perché? Perché l'osservazione è già stata fatta, quindi i mesi di osservazione non servono, bisogna farlo subito, entro qualche settimana. Va bene. Il caso particolare sono le classi terminali di ciclo, quindi terza media e quinta superiore. In quei casi la certificazione per poter avere gli strumenti compensativi e le misure dispensative deve arrivare entro il 31 marzo, va bene? Quello è un caso particolare. E questo sta scritto nell'accordo Stato-Regioni di cui ho parlato prima. Poi, ecco, vedete, il punto 3 è didattica personalizzata, quindi strategia e metodo di insegnamento. Questo vi ricordo è per la scuola primaria, quindi macroarea linguistica, espressiva, macroarea logico-matematica, macroarea storico-geografica, sociale, 3 macroaree. Misure dispensative per le 3 macroaree e valutazione. Va bene? Anche la valutazione ci deve essere nel PDP, modalità di valutazione. E qui vabbè, ci sono delle note insomma in più, vedete, linea del tempo, tavola pitagorica, strumenti compensativi e misure dispensative. Questo per la primaria, questo per la secondaria, questo è un po' più particolareggiato, questo è uguale, qui invece sono didattica personalizzata, discipline linguistiche espressive, vabbè qui è uguale in effetti. Valutazione, anche qui è molto importante, la valutazione è importantissima, ne parleremo adesso. Anche qui l'elenco degli strumenti compensativi e le misure dispensative. Questo è un po' più lungo, ci sono più misure qui. Oh, questo infatti, qua, vedo questa foto e sto bene. Cioè, oh, oh, tanto perché è in campagna. E poi perché questo è Don Milani, alla scuola di Barbiana. Vedete un tavolaccio, come può essere uno di quei tavoli dove stanno, si raccolgono le firme. Tavolaccio, e questo è Peer Education, colleghi. Vedete, il ragazzo col basco sta aiutando i due ragazzi davanti. E questa è la bomba, è questo che bisogna fare. Negli ultimi 10 minuti di lezione fategli fare i compiti, fategli fare Peer Education. In quei 10 minuti i secchioni di classe diventano degli eroi, perché sono quelli che sanno fare i compiti, quindi si creano delle dinamiche di classe, diventano di colpo, diventano gli eroi di classe in quei momenti. È importante fare tutto insieme, vedete. Allora, valutazione, ma questa è pioggia? Ah, treno, ok, non so, mi preoccupa. Allora, perché si vede così? Boh. Allora, la valutazione, la normativa sulla valutazione per i ragazzi con DSA comincia nel 2004 con note che venivano, non capisco come è così storto, vabbè, con note che venivano, è dritto? Lo vedo io storto. Note che venivano emanate sostanzialmente in corrispondenza degli esami, delle prove valutative di fine ciclo. Quindi venivano sempre, vedete, circolare, particolare categoria di candidati, esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi, DPR 122. Questo era il regolamento sulla valutazione fino all'anno scorso. C'era un articolo dedicato agli studenti con DSA. Poi arriva la legge 170 nel 2010 e il DM 569, con le allegate linee guida che chi non ha letto appena torna a casa si scarica e si legge. Allora,
L'anno scorso uno dei decreti attuativi della buona scuola è il decreto legislativo 62, che riscrive in parte le norme sulla valutazione e ha cambiato anche alcune cose sugli esami di fine ciclo. Allora ce lo vediamo, vediamo alcuni articoli. Allora, che cos'è la valutazione? La valutazione non è una semplice misurare la temperatura o l'altezza, non è una misurazione. La valutazione è un processo molto complesso. Esistono interi corsi monografici sulla valutazione, fatti nelle università, che tra l'altro costano anche. Io voglio iscrivermene una a Roma 3. Ah, bello, mi iscrivo, 1200 euro, ci penso. E quindi, però appunto ce n'era uno online su EduOpen. La valutazione ha per oggetto il processo formativo degli alunni e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti. Quindi la valutazione non è solo una misurazione degli apprendimenti, concorre al miglioramento, fa parte, quindi entra, è parte delle cause del successo formativo. Una valutazione fatta male impedisce il successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione. Va bene, come si fa a promuovere l'autovalutazione? Quando interrogate un alunno, quando facevo il liceo io, si interrogava e mandavano al posto e c'era il buco nero su come era andata. Devo dire, succede anche oggi spesso. Non è così che deve essere. La valutazione deve essere trasparente. Quando si interroga, poi finisce l'interrogazione, si parla con l'alunno: guarda, ti metto 6 più, perché boh, le cose le sapevi sufficientemente, forse ti do il più di incoraggiamento, ma puoi fare meglio in questo, questo e quest'altro. Tu quanto ti metteresti? Lui dice 8, vabbè, parliamo sul serio, quanto ti metteresti? Cioè, ci deve essere un minimo di dialogo, se no non è fatta bene la valutazione, non serve. Questa è l'autovalutazione, farlo valutare. Poi, articolo 1, al comma 5 si dice: per favorire i rapporti con la scuola-famiglia, modalità di comunicazione efficaci e trasparenti. Che non vuol dire, vabbè, uso il registro elettronico, è comunicazione diretta, istantanea. No, perché ci sono sentenze del TAR che hanno condannato la scuola a rettificare la non ammissione dell'alunno alla classe successiva perché la famiglia non era stata avvertita. Dice, vabbè, c'è il registro elettronico, non basta, la famiglia va avvertita, fonogramma, telefonate, ci possono essere miliardi di motivi per cui la famiglia non consulta il registro elettronico. Bisogna comunicare, va bene? Quindi, tra l'altro, articolo 2, comma 2, l'istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, parzialmente raggiunto in via di prima acquisizione, che vuol dire se l'alunno prende 4, 4, 4, il problema non è dell'alunno, è anche nostro. Dobbiamo attivare strategie di recupero, quindi o sportelli o in itinere, e dobbiamo lasciarne traccia, perché se non li facciamo siamo inadempienti e il TAR ci mazzola, tra l'altro. Allora, articolo 11,9, è la valutazione degli apprendimenti, inclusa l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo, sono coerenti con il PTP. Questo è una banalità, no? È ovvio che devono essere coerenti, ma se il PTP non è stato applicato, attenzione, se io non ammetto l'alunno all'esame perché ha preso 2 in una verifica scritta in cui non era stato avvertito prima, ecco, il 2 non è legittimo. Il terzo mette 2 secondi a capovolgere la decisione. Va bene? Quindi il PTP va applicato
soprattutto quando dal PDP può derivare la missione o meno alla classe successiva dall'osservazione del PDP. Ok, quindi vabbè, tutti questi articoli erano prima nelle linee guida, ora mentre erano prima nelle linee guida, che ha un rango subsecondario, ora sono entrate in un decreto legislativo che ha rango non primario ma quasi, quindi diventano cose più importanti. Le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito. Se, per capirci, l'alunno è dislessico e non gli do il tempo aggiuntivo o non gli do la riduzione della verifica, non gli consento di dimostrare quello che ha appreso, ok? Quindi devo fare attenzione. Articolo 11, questa, ho detto prima, questa è la vera novità del decreto legislativo 62, la possibilità di dare il diploma di fine primo ciclo anche agli alunni che sono stati esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere. Questo vale solo per il primo ciclo comunque, va bene? Ok, articolo 20, qui stiamo parlando di esame del secondo ciclo. Ok, quindi articolo 20, comma 9. Il comma 9 si parla degli alunni con disabilità e poi dal comma 9 in poi si parla degli alunni con DSA. Anche qui le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento sono ammesse a sostenere l'esame sulla base del PDP. Non è banale. Se il PDP non è stato applicato integralmente, bisogna fare attenzione a non ammettere. Ok? Questo dice. E la commissione, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le modalità didattiche e le forme di valutazione individuale nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Questo cosa vuol dire? Questa è una scuola di secondo grado, tra l'altro. Se prima il minimo sindacale era allegare il PDP al documento del 15 maggio, ora non basta, bisogna fare un allegato riservato che contenga le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi, quindi le griglie di valutazione, come è stato valutato, esempi di verifiche, ok? Quindi va fatto un allegato riservato, che alcune scuole già facevano. Nello svolgimento delle prove avranno, vedete, tempi più lunghi di quelli ordinari, non si parla di riduzione, tempi più lunghi. Tanto comunque ogni anno esce ai primi d'aprile un'ordinanza ministeriale sugli esami di Stato e che ricalca in larga parte quello che poi viene detto qui poi. Quindi tempi più lunghi, gli strumenti compensativi che potranno usare sono gli stessi usati durante l'anno, ok? E questo, va bene? Non invece le misure dispensative, no. Tranne la dispensa della lingua straniera scritta, quella sì è possibile, ma in generale è scritta sull'ordinanza ministeriale, sugli esami di Stato. Allora, vedete, questo è il DPR 275, quello di cui vi parlavo prima, quello che ha introdotto l'autonomia didattica, l'autonomia nelle scuole. Allora, l'articolo 4, autonomia didattica, dice: nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline adeguandosi ai ritmi di apprendimento degli alunni. È bellissimo, ci si deve adeguare, non è lo studente che deve stare dietro al professore che corre come un forsennato perché deve finire il programma, sono i docenti che devono adeguarsi ai ritmi di apprendimento degli alunni. È un cambio di prospettiva, è molto bello, no? Noi dobbiamo essere, diciamo, dobbiamo fare in modo di tirare fuori il meglio da ognuno di loro. Se poi il meglio di ognuno di loro non è sufficiente di alcuni, non è sufficiente per superare le prove d'accesso all'università, non siamo tutti uguali,
Voglio dire, non è questo, no, però per tirare fuori il meglio da ognuno dobbiamo rispettare i ritmi di apprendimento, ma non solo dei più lenti, anche dei cosiddetti plus dotati, che in classe si annoiano, anche loro dobbiamo rispettarli. E come si fa? C'è un modo. Per esempio, quegli ultimi 10 minuti in cui io gli do da fare i compiti, diversificare le attività che possono fare, ognuno si sceglie la sua. Ci sono vari modi. In ogni caso, questa cosa di rispettare i ritmi, secondo me, è una rivoluzione. A parte le prove invalsi, perché significa attenzione al discente. Perché anche se sono tutti dei gran lazzaroni e non studiano, se non studiano la matematica e gli fa schifo e hanno l'impotenza presa verso la matematica, un po' sarà pure colpa nostra, no? Che non gliela facciamo amare. Insomma, non è solo colpa loro, perché di professori frigorifero in matematica io ne conosco tanti, ma tanti, e non è possibile che quando mi presento con qualcuno fa: tu che fai? Io sono matematico. Oh, oddio, matematico, ma nessuno dice: tu che fai? Insegno italiano. Oddio, italiano, perché con la matematica lo fanno? Eppure è così, e non dovrebbe essere così. Vabbè, andiamo avanti. Vedete, al comma C qui si dice: a tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità. La flessibilità, vedete, che ritengono opportune. E tra l'altro, e fa un elenco, al comma C, l'attivazione di percorsi didattici individualizzati. Eccolo qui, il PDP. Il PDP era previsto dal DPR 275. Può essere attivato anche senza nessuna diagnosi. Se per il successo formativo è ritenuto utile, si può attivare. È possibile attivare un PDP senza il consenso della famiglia? Allora, no, perché il PDP prevede delle differenziazioni nella modalità di valutazione, no? Se la famiglia non vuole, non si può fare. Noi dobbiamo comunque personalizzare, perché lo dice la legge 53 del 2003, quindi la personalizzazione va fatta. Il PDP serve essenzialmente per la valutazione e per la differenziazione anche nelle assegnazioni, nelle modalità di valutazione e per esempio nei compiti per casa, una riduzione. Se la famiglia non vuole, non si fa. Generalmente quando iniziano a fioccare i pessimi voti, 4, la famiglia ci ripensa un attimino, dice: ma forse. Allora, se comunque la scuola deve farlo il PDP e proporlo alla famiglia. Se la famiglia non vuole firmarlo, deve dare una motivazione. Se non la dà, verbalizzate che non ha dato motivazione. Cioè, la scuola deve aver fatto il suo dovere comunque. Per quanto riguarda le modalità di verifica, per differenziare le modalità di valutazione, serve un piano di PDP, diciamo, perfetto, firmato, sottoscritto. Se non c'è la sottoscrizione dei due genitori, che in questo caso sono separati, non è possibile attivarlo. Si possono attivare le personalizzazioni previste per tutti, insomma. Quello che si può fare, diciamo, l'arma fine di mondo, come si suol dire, è dire alla famiglia, in questo caso a uno dei genitori: voi state remando contro il successo formativo di vostra figlia, sta remando contro, quindi è nostro dovere allertare i servizi sociali, perché state creando un danno a questo alunno. Si possono allertare i servizi sociali, perché stanno creando un danno all'alunno. Certo, questa è proprio l'arma finale, però si può dire, per dire che sostanzialmente, se i genitori remano contro al successo formativo, noi possiamo allertare i servizi sociali, dobbiamo allertare, è evidente. La data precedente era questa, era il fatto che il PDP nasce già col DPR 27599, in cui si parla di percorsi didattici individualizzati, ok? Che possono essere attivati anche senza nessuna certificazione, se il consiglio di classe è d'accordo, se lo ritiene necessario
per il successo formativo, come vi ho detto prima. Allora, adesso vediamo un attimo velocemente cosa dice il DDM 5669. Articolo 6, l'abbiamo già visto, valutazione scolastica coerente con gli interventi pedagogico-didattici, ok? Quindi questo l'abbiamo già visto prima, le scuole adottano modalità valutative che consentono allo studente con DSA di dimostrare il livello di apprendimento, condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare, che vuol dire, per esempio, dare compiti in classe scritti con consegne scritte al computer e non a mano, su carattere Arial, corpo 14, metterli comodi, insomma, no? Ma non solo gli studenti con DSA, tutti, insomma. Va bene? Attenzione alla padronanza del contenuto disciplinare a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria. Quindi, se il ragazzo scrive cose molto interessanti, però è disortografico e disgrafico, quindi scrive quasi pessima calligrafia e piena di errori di ortografia, se le cose sono molto interessanti, valuto bene, va bene, questo è evidente. Quindi tempi aggiuntivi o in alternativa verifiche con minore richieste, si stima nel 30% come quantità. Va bene? Quindi anche qui valutazione delle prove orali, tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprio dello studente. Va bene? Quindi questo è il diagramma schematico. La scuola identifica i casi sospetti, in generale succede alla primaria, ma come vi ho detto prima può succedere anche più avanti, quando il disturbo compensato non ce la fa più, insomma, ed esce. Attività di recupero didattico mirato, quindi il potenziamento. Se le difficoltà persistono, si comunica alla famiglia. Quindi poi c'è una richiesta di valutazione, c'è un interdiagnostico, si arriva a una diagnosi. A volte la diagnosi tarda mesi, mesi. Nella circolare 8 del 6 marzo 2013 si raccomanda alle scuole di attivare preventivamente gli interventi nelle more della certificazione, ok? Anche con una certificazione di un privato, prima che arrivi quella pubblica. Quindi poi la famiglia comunica alla scuola la certificazione, provvedimenti compensativi e dispensativi, didattica e valutazione personalizzata. Quindi non solo didattica, anche valutazione. Questo schema sta sulle linee guida, quelle che vi scaricherete stasera. Allora, finiamo con dei suggerimenti. Compiti in classe. Dare un contesto del compito chiaro e essenziale, più tempo o in alternativa meno item. Aiutare a iniziare. A volte basta una spintarella e spiccano il volo, insomma, quindi dare un piccolo suggerimento magari all'inizio. Consentire l'utilizzo di griglie. Se possibile predisporre lo spazio per ogni risposta sotto alla domanda, metterli comodi, va bene? Evitare troppi esercizi e eventualmente dare all'alunno una parte alla volta, suddividere i compiti in più parti, si chiama semistrutturare le verifiche. Questo a volte i problemi di geometria euclidea per gli alunni sono un mistero, ma non solo per quelli con DSA, un po' per tutti. Allora sarebbe opportuno, almeno le prime volte, semistrutturare i problemi, ok? Evitare troppe domande a risposta aperta, preferire se possibile l'interrogazione orale, ma dipende, se l'alunno preferisce lo scritto, fargli fare scritte. È invalso in genere nelle materie che hanno un voto all'orale, come storia o fisica, fare test scritti che valgono per l'orale.
no? I questionari. Allora, dovrebbe essere possibile per gli alunni con DSA dire: allora, io la prova scritta non la faccio, faccio l'orale, solo per loro farglielo all'orale. Se sono materie che hanno voto solo all'orale, come storia, va bene? Valutazione ovviamente adeguata non rapportata ai compagni, l'ho già detto. Se si danno nel PDP è consentito l'uso di strumenti compensativi, poi vanno usati. Tempo fa mi ricordo un professore che aveva detto all'alunno, mi hanno riportato i genitori: va bene, tu compiti matematica, però calcolatrice non la usi perché tanto sono conti facili. Ma che vuol dire? La calcolatrice serve per i conti facili, appunto, che lui non riesce ad automatizzare. Quindi, se ci sono strumenti compensativi iscritti nel PDP, poi vanno fatti usare, punto. Oppure, mi diceva un professore prima che in un PDP avevano scritto strumenti compensativi se necessario. Non è se necessario, se metto che lui può usare uno strumento, deve poterlo usare sempre, non a discrezione del professore. Questo deve essere chiaro. Questo l'ho già detto, il registratore vocale non si parla di privacy, non ha proprio senso. Questo anche è una cosa imbarazzante, no? Che si dica lui ha usato le mappe, quindi più di 7,5 non gli posso mettere. È imbarazzante. Allora, questo è un esempio, l'ho preso dalla rete, magari l'ha fatto uno di voi. Compito di matematica scritto a mano. Nel 2014, vedete, l'equazione A è un incubo anche per chi non è dislessico. Chi è dislessico, cioè, si alza e se ne va. E poi vedete anche come studiare le seguenti equazioni parametriche e classificare le curve, determinando anche le rette eventualmente presenti. Ci sono o non ci sono? Boh. E allora, scritto così è un po' una follia, no? Allora, come l'avrei fatto io? Intanto avrei dato a tutti uno schema. No, avrei dato questo schema. Allora, che cos'è? Quella scritta prima era una conica. Come si classificano le coniche? Si calcolano questi valori sotto. In base al loro segno si decide che cosa sono. Quindi, questo l'avrei dato a tutti, non agli alunni con DSA. L'avrei dato a tutti. Poi l'avrei scritto bene. Aria al corpo 14, corpo 14. Su un foglio, ogni domanda su un foglio. Studiare l'equazione parametrica. Anche qui studiare, che vuol dire studiare? La devo leggere più volte? Imparare a memoria? Classificando le curve che sostengono al variare di K. Non c'era il variare di K prima. Deve essere un testo trasparente. Cioè, sostanzialmente l'alunno non deve andare a fare il compito di matematica pensando che l'insegnante la vuole fregare in qualche modo. Deve andare lì tranquillo. In particolare determinare se esistono i valori di K corrispondenti alle rette del fascio e disegnarle. L'ho aggiunto io perché è bello sempre disegnarle. Quindi, e se mi strutturo la verifica, dico come va fatta. Determinare l'invariante cubico, invariante quadratico, invariante lineare. Vedi la tabella che ti ho dato. Studiarne il segno in funzione di K, trarne le dovute conclusioni. Questo è un compito che secondo me è trasparente. Cioè, anche come se si strutturi un compito con delle domande chiave, non con delle risposte, con delle domande, la maieutica, con le domande in strato il ragionamento. Vabbè, qui erano due compiti, quindi questa era l'altra equazione. Quindi sostanzialmente, e andiamo a finire, per una valutazione corretta definire chiaramente cosa si sta valutando, quindi dire che cosa valuteremo in questo compito. Separare i contenuti dalla valutazione, dalle capacità strumentali, l'ho detto prima per la disortografia, no?
un compito di matematica, valutare il ragionamento, non l'errore, va bene? L'errore di calcolo. Attenzione alla competenza più che alla forma, ai processi più che al solo prodotto. Se l'espressione mi dà un risultato sbagliato, non do zero all'esercizio, valuto, risalgo all'errore e valuto l'errore e valuto il processo, non il prodotto, cioè il risultato. Quindi valutare l'apprendimento, cioè quello che le competenze, non solo quello che sa a macchinetta lo studente. Svolgimento anche con l'uso di strumenti e tecnologie come computer o dizionari multimediali. Quindi suggerimenti: programmare quando serve le interrogazioni, ma voglio dire, se ci pensate, il discorso di fare la media dei voti è profondamente ingiusto. Se io interrogo un alunno e prende 3 perché non sa nulla, poi dopo 2 giorni lui dice: ah professore, mi rinterroghi, e sa tutto, gli metto 7, o se faccio la media c'ho 5, però lui sa tutto, com'è possibile? La media è un ricordo di quando non sapevo le cose, e in un certo senso è profondamente ingiusta. Quindi altra cosa sarebbe se prende prima 7 e poi 3. Voglio dire, la media, lo diceva anche Belli, no? In una poesia, la media non è tanto giusta, bisogna valutare caso per caso, ok? E anche la programmazione delle interrogazioni, voglio dire, se lui, noi perché dobbiamo volere che lui sappia le cose oggi? Se le sa dopodomani, qual è il problema? Non dovrebbe essere un grande problema, no? Favorire la calma, il silenzio e l'ascolto anche quando è lento. Gli ragazzi con DSA sono più lenti a recuperare le nozioni. Non so se vi è mai capitato, quando li interrogate, fate la domanda, restano un po' così, ci mettono un po' a pensare. Se voi li bombardate, dite dai dai, e vi continuate a fare domande, spengono e non parlano più. Se invece li fate pensare, recuperano e parlano. Quindi questa cosa dovrebbe valere un po' con tutti, bisogna avere pazienza, flessibilità appunto. Quindi ovviamente lasciare il tempo per la rielaborazione mentale, possibilmente lasciare esprimere senza interruzione, se non dicono boiate pazzesche, fateli parlare, insomma. Dimostrare disponibilità quando fanno domande, anche mentre state spiegando, rispondere se possibile. Utilizzare domande facilitanti, come quando semistrutturo le verifiche, le semistrutturo facendo domande che facilitano lo svolgimento del compito. Questo l'ho già detto, incoraggiare la comunicazione anche visiva, guardateli negli occhi, per gli adolescenti è importantissimo. Aiutare a superare atteggiamenti di ansia, disattenzione e distrazione. Questo vi capita a me mentre spiegate che la classe è in ebollizione, no? È un po' quello che succede quando si usa il computer, che si blocca tutto. Voi che fate? Spegnete e riaccendete. La classe è uguale. Dite vabbè, ci fermiamo un attimo, alzatevi tutti, sgambettate, 5 minuti, li fate risedere e ripartite. Questa cosa funziona molto bene, per esempio, quando già avete 2 ore di seguito, 2 ore di matematica, 2 ore di italiano. Tenere i ragazzi seduti per 2 ore è criminale. Quindi finita la prima ora, dite vabbè, 5 minuti di pausa, alzatevi, questi si alzano, si sgranchiscono, li fate risedere. La seconda ora va molto meglio, va molto meglio. Io l'ho sperimentato. Poi matematica 2 ore seduti è pazzesco. Fornire criteri valutativi, questo l'ho già detto, quando ci parlate un attimo dopo l'interrogazione, date anche dei criteri che dite a tutti. Evitare osservazioni negative se gli sforzi e l'impegno sono evidenti. Questo, gli alunni con DSA spesso passano il pomeriggio con questi tutor, arrivano a scuola con molta ansia di prestazione. Se l'impegno è evidente, non penalizzare troppo, anche se sono andati così così. Evidenziare progressi più che le carenze, questo lo fate sicuramente, come tutti i bravi insegnanti. Sottoporre prove informatizzate, questo è importante perché se il ragazzo ha proprio difficoltà grandissime a leggere, se voi gli date la verifica di italiano
in PDF su una chiavetta, lui con la sintesi vocale se la risente senza il lettore umano ed è indipendente. Quindi particolarità grafiche facilitanti per tutti, insomma, un compito scritto bene è più accessibile a tutti. Scomporre il compito abbiamo già detto, dare tempi di esecuzione più lunghi abbiamo già detto, favorire la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri miglioramenti, anche quando si interroga. Riflettere sull'errore e individuarne le cause, questo per la matematica è molto chiaro, l'errore, si parla di errori intelligenti. Sono gli errori che ci dicono qual è il processo che si è andato un po' a toppare, no? E quindi riflettere sulla causa e correggerla la causa. Cercare di valutare oralmente oppure di verificare le conoscenze con colloquio orale in caso di insuccesso nello scritto, la cosiddetta compensazione delle prove scritte con prove orali, che non è una prova orale in più con cui poi faccio la media, la famosa media. Se l'alunno ha fatto 3 esercizi su 8, no? Bene, io interrogo l'alunno sui 5 che ha fatto male o non ha fatto. Se risponde bene, il voto finale è sufficiente, basta. Cioè il voto dello scritto lo lascio come in stand-by in attesa della compensazione. Il voto finale è l'unione dei due, in qualche modo, pesata opportunamente. Vabbè, questo lo diceva Don Milani, no? Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parte uguali fra disuguali. Come il professore che una volta mi chiama e fa: ah, professore, ma io che ci vuol fare? Io sono democratico, sono uguale con tutti. Non è democratico, è stupido far parte uguali con tutti. Già non è questione di democrazia. Allora, io queste slide le lascio agli organizzatori, però chi... Supponiamo che qualcuno sta in cattivo rapporto con gli organizzatori, li può chiedere direttamente a me. Dove? Qui. Questi sono i miei contatti. Grazie.